Ciao a tutti, benvenuti a Parliamo di Manga. Oggi abbiamo una chicca proprio, parliamo di Akira, che è un manga di Katsuhiro Otomo, che immagino che molti di voi conosceranno perché è un grande classico della letteratura manga di fantascienza. È un manga degli anni 80, serializzato dall'82 al 90. E questa è la prima edizione uscita in Italia col senso di lettura all'orientale. Sono sei volumi, sono bellissimi, c'è cioè un'edizione bellissima. Allora, ognuno ha le pagine, come si può dire, col contorno di colore diverso. Come potete forse vedere, ogni volume ha anche una lunghezza più o meno diversa. L'ultimo addirittura sono 400, oltre 400 pagine. Questo perché sono divisi in capitoli, il capitolo Tetsuo, il capitolo Akira, il capitolo Akira 2, Kai, Kai 2 e Kaneda, che sono poi i protagonisti di questa storia. Intanto voglio farvi vedere l'edizione perché è bellissima. Prendiamo il volume 2. Allora, intanto abbiamo la sovraccoperta. Con la copertina che è diversa dalla sovraccopertina e diciamo gli interni a colori presentano delle scene diciamo, del volume che si va del volume stesso. Poi questi risvoltini hanno una specie di riassuntino del volume o del volume precedente. Questa parte è sempre in inglese e invece nell'ultima copertina dipende. Questo sembra quasi thailandese, da un'altra parte era giapponese, da un'altra parte era arabo, forse addirittura francese da qualche altra parte. Sembra quasi un'edizione, come dire, internazionale. Poi andiamo ad aprirla e vediamo che nel primo chiaramente no, però già dal secondo abbiamo un riassunto del volume precedente che è parecchio verboso. Abbiamo anche tutta la presentazione dei personaggi e è bello lungo anche questo, però è utile perché è una storia molto caotica e quindi effettivamente è utile avere un riassunto. Poi vi faccio vedere perché non è riassunto solo del volume precedente, ma si amplia ogni volume. Questo è il riassunto della parte 1, in fondo c'è il riassunto della parte da 1 a 5. E poi iniziamo col manga con subito delle pagine a colori un po' satinate, veramente belle. Quante ce ne sono dipende dal volume, queste a un certo punto finiscano. Poi vabbè, il volume è più alto, più grande del normale, per cui anche, ti faccio vedere qualche interno, cioè si vede che è un manga datato, sia dai disegni che dall'organizzazione della pagina, le vignette sono piuttosto, c'è tante vignette d'azione, però le vignette spesso sono piuttosto piccine. Però in un volume così grande non sembrano piccine, perché appunto il volume è grande. Vediamo l'ultimo volume senza. Ora, se non conoscete la storia, ve la racconto un po'. Qui cioè, è particolare perché praticamente, non so se si vede, ma praticamente qui alla copertina è attaccata la prima pagina a colori ed è così in tutti i volumi. Non è un difetto, è proprio fatto in questa maniera, che dà un senso di boh, ancora più ricercatezza questa cosa. Questo è l'ultimo volume, volevo far vedere il riassunto dell'ultimo volume che con i personaggi che via via si ampliano. Guardate qua No, in realtà è meno verboso del primo, forse perché arrivati all'ultimo volume, il volume 1 la storia un po' la conosce, però qui ci sono più pagine a colori, ad esempio, che sembra poi riprendano anche il colore delle costole, questa è un po' più sul rosso,
Vediamo se questa fosse sul giallo, ci avremo capito il come mai del. Iniziamo a parlare della storia. La storia inizia così. Praticamente è stata buttata su Kyoto o su Tokyo. No, nella regione del Kanto, ok, infatti, è stata gettata sulla regione del Kanto una bomba atomica e da lì è iniziata la Terza Guerra Mondiale. E poi c'è stata la ricostruzione e questa storia, quindi diciamo, si ambienta in una Neo Tokyo 38 anni dopo questa esplosione, questa Terza Guerra Mondiale e parla appunto di un mondo ricostruito. Ed è un po' un mondo distopico in cui, cioè no, neanche distopico, un po' un mondo futuristico in cui ci sono queste, si vede subito, dovrebbero essere anche un po' entrate nell'immaginario comune queste moto fatte in questa maniera un po' futuristiche, questo paesaggio urbano mezzo distrutto, in ricostruzione. Questo è il cratere lasciato dalla bomba atomica. E Kaneda, che è il protagonista alla fine, è il leader di una banda di teppisti. C'è la scuola, loro vanno a scuola, però sono stati catalogati un po' appunto come teppisti, quindi vanno a scuola un po' come se fosse quasi un riformatorio. E lui è il leader di una banda di teppisti che gira in moto. E niente, teppisti, anche drogati, insomma, infatti lui è un po' matto alla fine. E come dire, come protagonista non ha niente di. Non è che sia un grande eroe, cioè uno un po' matto che ha tanta fortuna perché gli succedono un sacco di cose alla fine. Come dire, se la cava un po' sempre, non ha neanche, sì, ha degli atteggiamenti, però non è che abbia forza, poteri speciali, no? Cioè, guida la moto, ci sono combattimenti con le moto. E che succede? Praticamente, chi è Akira? Cos'è Akira? Hanno chiamato Akira. Questa bomba atomica che ha dato inizio alla Terza Guerra Mondiale. Si viene a scoprire subito dal volume 1 che Akira non è una bomba atomica, ma è un bambino Esper. E praticamente ci sono tutte organizzazioni cioè dell'esercito o insomma paragovernative che in qualche modo questa Akira lo temono, vogliono cercare di contrastarlo. Poi ci sono organizzazioni invece che contro l'esercito che vogliono capire, perché chiaramente sono tutte cose, lui e Akira, sono tutte cose segrete, perché i cittadini comuni pensano che sia cascata una bomba. C'è appunto questa organizzazione di cui fa parte Kai, che è, vediamo se la trovo, Kai. È una ragazza, una ragazzina, perché poi questi sono tutti ragazzini, che fa parte di questa organizzazione, che vogliono capire, chi è, Akira, cioè cos'è Akira, cos'è veramente Akira, che non credono che sia stata una bomba, e vogliono capire, no? E poi, c'è Tetsuo praticamente è un amico di Haneda, che. Vediamo se lo trovo, Tetsuo. È un amico di Haneda che. Ah, eccolo qua, Tetsuo. Diciamo in uno dei suoi stadi finali. Tetsuo è un amico di Haneda che anche qui, per puro caso, viene in contatto con un Esper. Scoprono che ha latenti dei poteri anche lui da Esper che poi vengono sprigionati e diventa una specie di. Anche lui di pericolo pubblico perché non è controllabile, perché appunto questa storia parla di esper, di persone con poteri che poi non riescono a controllare, di armi, potenziali armi finite poi male, che hanno finito per potenzialmente distruggere il mondo. E che insomma poi è una trama
che nei racconti di fantascienza ricorre spesso. Ora, però, pensate che qui si parla degli anni 80 e questo appunto è un fumetto, è un manga che è diventato una specie di grande classico della fantascienza. Infatti mi ricordo anche quando ho letto Hammer, che è un fumetto di fantascienza però italiano, che però riteneva, insomma, ritenevano Akira come uno dei fumetti fondanti, insomma, di questo genere. La storia è una storia che ci starebbe, anzi sicuramente l'hanno fatto, ma insomma è molto cinematografica, cioè si seguirebbe molto bene se fosse un film, perché ci sono tantissime scene di azione, di combattimento, di distruzione, c'è tantissima violenza, persone che muoiono, sparatorie, anche violenza. Non proprio esplicita sessuale, però insomma riferimenti alla violenza sessuale, perché comunque poi si tratta di un mondo che va un po' alla deriva, cioè dove le persone sono un po' lasciate, cioè dove lo Stato è una cosa lontana e le persone vengono lasciate un po' così, e poi quando diciamo le cose vanno anche peggio, insomma, vengono fuori i peggiori istinti umani. Poi ci sono, tipo questa qui è una specie di fondatrice di un movimento religioso. Insomma, ci sono tante, tante cose in questo fumetto. Io l'ho letto un po' a fatica all'inizio, perché appunto tutte queste scene d'azione, di violenza, non le, cioè mi sembra che la trama, almeno all'inizio, si perda un po' in tutte queste scene parecchio, insomma, movimentate. Sicuramente un film dove queste scene vengano, ci sono, ma magari vengano ridotte come tempo, perché alla fine le scene più veloci nei film scorrono più velocemente, invece nei fumetti le pagine sono pagine, vanno lette, anche se magari sono pagine con pochissimo testo spesso, e quindi dire qui non c'è quasi niente, quindi uno le scorre veloce. Però è anche un peccato, perché comunque sono belle, cioè l'ambientazione è molto curata, anche i velivoli, i veicoli sono molto, molto curati. Poi alla fine entra in gioco anche addirittura la potenza americana, che chiaramente non può non essere presente. Però insomma, diciamo, questo manga è stato un fenomeno, e devo dire sono molto contenta di averlo letto. Questa è un'edizione veramente, veramente bella, veramente di pregio. Costa, costicchia, perché sono 22 euro a volume, quindi abbiamo oltre 130 euro di spesa totale, quindi insomma è una bella spesa, però è veramente, insomma, comunque per un appassionato di manga, diciamo, non può mancare una cosa del genere, un classico del genere. E quindi insomma io ve lo consiglio. Bene, alla prossima.